Siamo con il tecnico della Paolana, Danilo Fanello. Danilo, guardando la partita e pensando alle varie interviste, tu hai detto giochiamo con tanti under, però oggi i tuoi under sono riusciti a stare bene in campo, un primo tempo buono, il secondo hanno saputo soffrire. Sì, come dicevamo domenica scorsa, c'è da fare veramente i complimenti a questo gruppo di giovani, perché stanno andando oltre ogni rosea aspettativa. Continuo a dire che così è dura, perché se siamo terzi in classifica e comunque siamo un gruppo così ridotto all'osso, credo che magari se riuscissimo a colmare qualche lacuna potremmo magari proporre qualcosina di diverso all'interno del rettangolo verde, perché come hai detto bene tu abbiamo fatto una buona mezz'ora, però dopo, c'è da dire la verità, è uscito fuori il Locri e ci ha messo in serie difficoltà, quindi poi se si è riuscita a ottenere, diciamo, il punto è stato sia per la nostra bravura, per la nostra dedizione al sacrificio, ma in questo caso la dea bendata ci ha dato una mano. Ecco, io ho chiuso la radiocronaca sottolineando come comunque vada quest'anno la Paolana è stata una squadra capace di non perdere mai contro il Locri. Vedremo al Gallico Catona al ritorno che cosa succederà. Questo cosa può significare, visto anche il campionato fatto fino ad oggi da parte del Locri? Allora, innanzitutto io oggi, nonostante il pareggio e nonostante il Locri abbia pareggiato contro una squadra piena zeppa di giovani, ho capito perché il Locri è primo in classifica con una distanza così ampia sulle inseguitrici, perché è una squadra forte, una squadra che sta bene in campo, è una squadra che ha ottimi cambi che possono dare una svolta alla partita. Per quanto ci riguarda vorrei che fossimo orgogliosi non soltanto perché siamo riusciti a ottenere 4 punti nelle due gare tra andata e ritorno con il Locri, vorrei che fossimo orgogliosi per qualcos'altro. Quindi l'essere ambiziosi deve partire un pochettino dal custode fino al presidente. Vorrei che si fosse un pochettino più ambiziosi, un pochettino più alla ricerca di un qualcosa di più importante, che comunque importante lo è pareggiare e vincere con Locri, ma un qualcosino di più importante. L'ultima domanda, tu giustamente dicevi siamo corti, oggi la distinta non era completa, Angotti è stato portato più per la maglia che non per farlo giocare, c'è stata qualche richiesta specifica, non voglio sapere chi, sulla quale comunque state lavorando proprio per aumentare la qualità e la quantità della rosa? Allora Emilio, guarda, noi abbiamo rimpolpato la rosa con due giovani che io conoscevo personalmente per averle allenate a San Biase e sui quali sono pronto a scommettere, che sono Talarico, che addirittura è un 2003, difensore centrale, e Flavio Verso, che è un 2002. Ma stiamo parlando sempre di un 2003 e un 2002. Noi abbiamo bisogno di almeno 3 giocatori over, perché siamo numericamente ridotti e perché abbiamo un centrocampo molto giovane che, nel momento in cui i toni agonistici o l'intensità della squadra avversaria si alza, noi soffriamo parecchio, quindi è lì che dobbiamo maggiormente intervenire. E poi oggi è detto che non c'è l'attivo lì davanti, diciamo che abbiamo lasciato un po' troppo spazio alle sortite della squadra avversaria. Grazie Danilo. Grazie a voi, buon lavoro.